Pietro Mariani è al Montecatini Shorts International Film Festival in qualità di operatore della TV digitale. Vive in Spagna da quanti anni? Ah, vivo in Spagna da 35 anni. È sardo, si capisce subito, che non è indelebile, non finirà mai. No, ma... con molto onore. Con molto onore. E come hai trovato questa atmosfera del festival qui, allora, diretto dal nostro caro Marcello? È la prima volta che partecipo a questo festival, anche se già dall'anno scorso con Diamante TV, come sai, avevamo dato una visibilità al festival precedente, ma quest'anno con molta più enfasi, con molta più partecipazione. Hai trovato più crescita rispetto una crescita enorme rispetto alla versione precedente, sia in numero di partecipanti che nella qualità davvero internazionale, appunto. Poi l'internazionalità è Ucraina, sì, Ucraina, oggi. Africa, Europa, Stati Uniti, c'è Iran. Iran, esatto. E quindi la internazionalità è presente e a me fa piacere perché, essendo io vivendo all'estero, un emigrato di russo, si può dire di russo, perché anche io ogni emigrato c'ha i momenti buoni e i momenti cattivi, però la maggior parte poi ha successo. Tornare in Italia per queste manifestazioni per me è un grande onore. Pietro, la tua esperienza ovviamente nel tuo settore nasce in Italia, nasce in Sardegna, poi c'è un periodo in cui decidi vado all'estero, hai scelto proprio la Spagna. Perché la Spagna? È molto semplice, io sono nato televisivamente, professionalmente in Sardegna con la nascita della televisione italiana. Parliamo degli anni 80, sì, dal 70, 78, 79, gli anni d'oro. Sì. E poi la Sardegna mi stava stretta, l'isola, io sono un isolano, chi è nato nelle isole sa che quel mare che ti circonda è una barriera. È un limite. È un limite. Cercai di saltare al continente, come diciamo noi sardi, ma per ragioni varie non ci riuscì. Allora ho deciso, faccio un salto più lungo e sono andato in Spagna. Perché la Spagna? Perché andai in vacanza e scoprì, accendendo il televisore nell'hotel, che c'era solo il primo e il secondo canale. E il secondo canale iniziava alle 5 per la TV dei ragazzi. Come era in Italia? Negli anni, 15 almeno 20 anni prima. Anche 15-20 anni prima. Ho detto, questo è il mio paese. Qui si può sviluppare. Si può sviluppare, bene. Infatti ha avuto ragione. Bene, hai avuto ragione. E i tuoi progetti quindi sono ancora in espansione? No, allora, io in questo momento sono già adulto e quindi sono nella fase che sto chiudendo alcuni progetti, ma mi sono impegnato in questo grande progetto di Diamante con un mio amico imprenditore, perché poi non è mia l'azienda di Adrian Ippoliti, che è un abruzzese, anche lui nato all'estero in Svizzera, quindi c'è questa coincidenza delle migrazioni, i genitori erano emigrati, che insieme ci siamo incontrati per un sogno di creare un veicolo che mette in valore gli italiani nel mondo. Bene, è bellissimo questa idea. Ovunque vivano. E quindi adesso il digitale è tutto possibile, è facile arrivare, si può vedere un prodotto sul digitale, certamente non con la qualità della sala, ma si può vedere un prodotto di qualità in qualsiasi parte del mondo. Pietro, ti aspettiamo in Basilicata, dove abbiamo fondato con Pino Di Rucchio la TG7 Basilicata, quindi facciamo i programmi culturali. Ti aspettiamo. Io volentieri. Spesso in Italia, aspettiamo in Basilicata. Vengo spesso e voglio vedere ancora più spesso. Laghi di Montippio. Ecco, Matera me lo devi far conoscere perché ovviamente è una cosa che mi manca. E quindi farai tu una lacuna che dovrai quanto prima. Lacuna che voglio colmare quanto prima. Assolutamente. Grazie, Pietro. Buon rientro, buon festival ancora. Grazie a voi e complimenti.